Ciao, oggi volevo fare un video un po' diverso dal solito, di disegno, approfittando di questo volto, perché qualcuno mi chiedeva di spiegare un pochettino come si può colorare un volto. Allora, io cerco di essere generico, di poter utilizzare qualsiasi programma. Infatti, quello che vedete qui davanti è Infinite Painter per Android, quindi è un programma per tablet. Ovviamente tutte queste cose possono essere fatte con qualsiasi altro software che abbia i livelli e i pennelli. Allora, sono partito da questo disegno che è semplicemente una vignetta di un fumetto che sto disegnando. La cosa che ho fatto in questo video, appunto, dal punto di vista dimostrativo, è quello di andare a caricare un'immagine di riferimento. In questo caso ho pescato questa immagine di un attore che aveva una posa simile e una situazione di luce che poteva essere quella che mi interessa. È importante avere dei riferimenti quando si impara perché bisogna osservare le cose, solo dopo le conosceremo, ma all'inizio, se vi interessano i volti, osservate fotografie di volti di vario tipo in varie situazioni di luce. Andate a cercarvi delle immagini di riferimento, poi col tempo e con l'esperienza non ne avrete più bisogno, ma all'inizio guardatele. Mostrandovi qui a schermo un selettore colori, tanto vale che ve lo descriva un momento. Un colore è fatto principalmente da tre coordinate. Una è il colore vero e proprio, lo vedete qui sulla ruota. Poi, una volta selezionato il colore può essere più o meno saturo, e in questo caso è rappresentato nella parte alta. La saturazione ha in pratica il grigio al suo minimo e il colore più puro possibile al suo massimo. E dopo ha una luminosità, per semplicità chiamiamola così, in cui al minimo c'è il nero e al massimo c'è il colore più puro possibile. Spesso può essere rappresentata anche con un quadrato, con un triangolo, comunque insomma, quello lì è il selettore colori di questo programma. Quando cominciate a colorare, vi conviene sempre ragionare da dietro ad avanti e quindi cominciare con lo sfondo. In questo modo anche non avrete di fronte il bianco, ma avrete di fronte un altro colore. Cosa sta succedendo adesso? Se io coloro direttamente così sull'immagine, vedete che il segno azzurro copre i segni. Devo sfruttare quelli che sono i livelli per riuscire a colorare dietro al disegno senza rovinarlo. Come vedete qua in alto a destra, in questa zona ci sono i livelli in questo programma e quindi io adesso annullerò questo segno di prova che ho fatto e nella palette livelli vado a creare un nuovo livello, ma lo metto al di sotto di quello dell'inchiostro e quello dell'inchiostro lo seleziono in modalità moltiplica. Questa procedura che avete appena visto è un modo semplice per poter colorare al di sotto di un disegno. Prendete l'inchiostro, o la matita, la mettete al di sopra e selezionate moltiplica. Moltiplica cosa significa? Che ciò che è bianco sarà completamente trasparente e ciò che è nero invece sarà completamente opaco. I grigi scuriranno i colori che ci sono sotto. Ecco, vedete un segno tracciato dietro, adesso sarà dietro e non interferirà con il disegno. Quindi io ora procedo a colorare lo sfondo. Quello che faccio poi adesso è fin da subito aggiungere un po' di colore sullo sfondo diverso. Quindi, come vedete, ho scurito la parte alta e schiarito la parte bassa. Ovviamente non è che posso spiegare tutte le teorie del colore, comunque tendenzialmente dovete andare a cercare dei contrasti. Quindi, siccome io sapevo che questa figura sarebbe stata soprattutto con colori caldi, capelli biondi e carnagione, ci sta bene un azzurro dietro che è un contrasto. Siccome so che la luce arriva dall'alto, è meglio che lo sfondo sia scuro nella parte alta e chiaro nella parte bassa. Queste cose arrivano con l'esperienza. Quello che poi sto facendo adesso è di aggiungere un pochettino di colore allo sfondo per non renderlo proprio completamente uguale, per dargli un po' di variabilità. Ecco adesso una cosa importante, quello che mi avete visto fare adesso è andare a pescare un colore dalla fotografia. Questa cosa può essere utile, ma in realtà è tanto fuorviante. Guardate il colore che ho pescato, è un rosa maialino che se avessi usato
sarebbe stato inutilizzabile, perché nella fotografia ci sono molte cose, il volto non ha gli stessi colori dappertutto, nella parte alta, nella parte bassa ci sono le vene, ci sono pelle più sottile, meno, c'è la luce che la attraversa in un modo oppure in un altro, per di più ci sono le luci e le ombre, quindi quando pescate il colore correte il rischio di pescare il colore dell'ombra, il colore della luce, o addirittura se la foto ha molto rumore e quindi è piena di pixel fatti come a puntinismo, in cui ogni pixel ha un colore molto diverso da quello vicino, da lontano appaiono un colore uniforme, ma poi quando li si pesca un singolo colore del tutto assurdo. Quindi pescare un colore, come ho fatto in questo caso, non deve essere una soluzione. Come vedete, sto variando il colore, anche qui un pochino è l'esperienza. Potete provare pescandolo da altri disegni. Comunque ricordatevi di pescare un colore che non sia quello dell'ombra. Qual è questo primo passo che sto facendo adesso? È il passo dei colori base. Notate anche cosa ho fatto. Ho creato un nuovo livello al di sopra dello sfondo, perché in questo modo, dopo vedrete, sarà più facile limitare le luci e le ombre solo alla parte del volto, senza andare a sforare, a uscire sopra lo sfondo. Quindi vi consiglio, anche qua ragionando sempre da dietro ad avanti, se avete soprattutto un'immagine con molti elementi, separateli su livelli diversi. Questa prima fase sono i colori di base, cioè i colori che avrebbe un oggetto se fosse illuminato da una luce neutra che arriva da tutte le parti. È un colore inesistente nella realtà, non è possibile osservarlo. Se non in giornate nuvolose, per esempio, dovete un pochino immaginare un colore neutro. Poi il colore neutro va anche un po' arricchito, siccome il soggetto è solo un volto, non si può dare una mano solo dello stesso colore. Tendenzialmente un volto ha varie zone di colore, la parte centrale del volto è più irrorata di sangue, quindi spesso un po' più rossa, come vedete. La parte bassa del volto ha una certa componente di blu, quella sopra una certa componente di giallo. Quindi adesso quello che ho fatto è stato dare un paio di questi toni leggermente diversi, che adesso si vedono molto vistosi, e quello che sto facendo adesso è sfumare i colori precedenti con questi qui nuovi utilizzando uno sfumino. Non è per forza il metodo migliore lo sfumino, però è quello che è più pratico usare in questo programma, altrimenti semplicemente potreste anche fin da subito, utilizzando un pennello un po' più leggero, non aver bisogno prima di dare un colore e poi sfumare. Vedete, io adesso pesco il colore del volto, lo vario leggermente per ottenere il colore nella zona del mento, dove essendoci la barba negli uomini il colore è molto meno saturo, un po' più scuro e anche delle componenti di blu e di verde. E anche qui, come vedete, copro un po' questa zona e poi con lo sfumino vado ad amalgamare il tutto. Non preoccupatevi in questa fase se il risultato è un po' strano, perché poi ci saranno vari passi successivi. Vedete, il naso non è fatto benissimo, ma i passi successivi vedrete che finiranno per cambiare tutto quanto. Anche le labbra di solito sono un po' più rosse e un po' più sature rispetto al resto della pelle. È una cosa che sicuramente in un volto femminile bisogna fare. Su un volto maschile si può tranquillamente farne a meno. Io qui l'ho fatto, però in genere per gli uomini non vado a cambiare il colore delle labbra. Infatti lo si può notare fin qui dai colori base che è un po' strano vederlo, sembra appunto del rossetto in questo momento. Comunque vedrete che poi alla fine, come detto, si amalgama tutto. Adesso quindi si tratta semplicemente di procedere a posare tutti i colori di base. Vi consiglio di utilizzare in questa fase un pennello completamente opaco e con i bordi netti. Quindi un pennello che non faccia sfocature e un pennello che non abbia trasparenza, a meno che appunto non stiate facendo quello che ho fatto prima alla pelle, cioè variare leggermente una tonalità. Allora un pennello più morbido potrebbe aver senso. Ricordatevi anche dove cade l'occhio del lettore dell'immagine. È ovvio che gli occhi saranno un punto più importante, quindi zoomate e fateli per bene. Mentre invece le altre zone, quelle dove sapete che l'attenzione cade di meno, potete anche essere meno precisi sui bordi. Un appunto che faccio sui colori degli occhi: non usate mai il bianco puro, come non usate mai il nero puro. Qui c'è nell'inchiostro il nero puro, ma non utilizzatelo perché poi quando si mischia con gli altri colori ha dei comportamenti imprevedibili, perché il bianco puro non ha nessuna componente di colore, quindi non si sa se è un bianco che deriva dal rosso, che deriva dall'azzurro, che deriva dal verde, e
E quindi il computer, diciamo, quando poi va a fare i calcoli con gli altri colori, si comporta in modo strano. Per di più, insegnano sempre i pittori, il bianco è la luce maggiore che potete avere, quindi non dovete utilizzarla fin da subito, perché ve la dovete riservare solo eventualmente nei punti proprio più luminosi che ci siano. Quindi adesso questa parte del lavoro è un po' più tediosa e si tratta di dare tutti questi colori di base. Adesso accelero ancora un po' la velocità. Come vedete, procedo in ogni caso da dietro verso davanti. Quando per sbaglio devo fare qualcosa, come qui con i capelli che sono di nuovo davanti, ripescherò il colore dei capelli e lo rimetterò sopra. Ecco, vedete, e vado a correggere riportando quello che deve essere sopra. Una volta finita la fase dei colori di base, sarà il momento di fare le luci e le ombre. Comunque, come vedete, io adesso sto ancora facendo i colori di base perché ho deciso di aggiungere un pochettino di barba anche nei colori di base e sto anche dando qualche sfumatura in più ai capelli. Quindi questo è completamente a piacere, diciamo. La cicatrice la sto facendo un po' più chiara. Ecco, adesso questa fase è finita e vedete cosa ho fatto? Ho creato un nuovo livello in modalità multiplica, di nuovo, che sarà il livello che contiene le ombre. E questo particolare segnetto che vedete qui, adesso torno indietro un attimo, possiamo vedere mentre lo faccio. Prima scelgo moltiplica. La seconda opzione che scelgo, sempre tra le possibilità del livello, è clip, che vedete qui evidenziata. Clip significa che quello che colorerò su questo livello non potrà mai uscire dai limiti del livello esattamente sottostante. Quindi, nella pratica, le mie ombre non potranno mai finire nel cielo e si fermano ai bordi dei colori di base fatti prima. Quindi è anche importante farli bene con i colori di base. E ora vado a selezionare un colore per l'ombra. Come vedete, le prime ombre sono quelle di ambientazione, finiranno per comprendere molta parte del disegno e devono essere quindi un colore leggero, non scuro, con la tonalità che volete dare all'intero disegno. Quindi, diciamo, in una situazione di luce calda sarà un colore caldo. Con un pennello molto grande e sfocato do questo colore. Si potrebbe utilizzare anche uno strumento gradiente o perfino un riempi molto semplice. Comunque, come vedete, con un pennello sfocato sto andando a riempire le parti in ombra del volto, in maniera più o meno generica, perché poi prenderò la gomma, come sto facendo adesso, e con una gomma invece, andando a scegliere ormai un pennello di quelli molto più simili a quelli che userete alla fine, quindi un pennello che vi permetta di lavorare con la pressione della tavoletta per determinare quant'è la sua forza. Ecco che vado a cancellare quest'ombra e a riportare il colore originale nelle parti che saranno illuminate e non solo quelle dove cade la luce, quelle diciamo dove il colore naturale del volto si ripresenterà di più. E quindi adesso c'è questa fase, in cui mischio la gomma con eventualmente lo sfumino. Come vedete di solito, con questo programma lavoro prima con delle zone piatte e poi eventualmente vado a sfumarle con lo sfumino. Ecco qua che vado un pochettino a sfumare le zone piatte. Tenete sempre d'occhio la fotografia che vi siete messi di riferimento, l'ho lasciata lì apposta perché vi fa da guida. Poi ovviamente siccome la conformazione di questo viso è anche l'inclinazione è diversa da quella della fotografia, è chiaro che è solo un riferimento iniziale. Ecco che con lo sfumino, tra l'altro, comincio a evidenziare anche alcune delle ombre portate, come quella lì del ciuffo, ma non è esattamente il momento di dedicarsi alle ombre vere e proprie. Stiamo solo andando appunto a riportare un po' del colore di base nelle zone che avevamo coperto. Quindi adesso questa fase va avanti ancora. Dipingere, sfumare e riprendere sempre sullo stesso livello. Quindi, come vedete, poi torno con un pennello un po' più duro a fare quelle parti che era impossibile fare con un pennello molto grande e sfumato. Queste sono parti più precise. E di nuovo io consiglio di dare i colori con un pennello netto e poi di andare a sfumare semplicemente perché così potete lasciare certe cose più nette di altre, ottenere delle sfumature solo dove ha senso che ci siano e invece lasciare dei tagli più netti in altre aree, perché alla fine è tutto un equilibrio
diciamo, tra tagli di luce netti e invece zone più sfumate. Bisogna imparare un pochettino a gestire queste cose, anche se questa è comunque un'illuminazione abbastanza diffusa nella quale non c'è grosso spazio per le ombre nette. C'è quella sotto il collo, c'è quella del ciuffo e c'è quella del naso, ma principalmente le altre ombre sono quasi tutte morbide. Come vedete, sono ancora sempre sullo stesso livello di multiplica. Adesso ho creato un nuovo livello ancora. In questo nuovo livello farò delle ombre aggiuntive e come vedete ho scelto un colore pressoché neutro, quindi spostatevi sui grigi molto neutri. Di nuovo la modalità è sempre multiplica perché andremo a scurire in alcune zone delle ulteriori ombre, delle le ombre vere e proprie, diciamo. Come vedete queste ombre sono delle ombre più nette. Quelle nelle zone dove proprio voglio che non ci siano cose leggibili. In più è anche l'occasione per creare delle ombre portate con i bordi netti, cosa che magari prima con appunto un pennello sfumato che non avevamo avuto l'occasione di fare. Procedo con delle ombre aggiuntive, appunto, ma sempre utilizzando la tecnica di pennellata grezza e eventuale sfumatura. Proseguo un attimo velocemente. Come vedete anche la parte della barba prende ovviamente più senso se utilizzate un pennello leggermente setoloso in questo caso. Comunque non è necessario avere migliaia di pennelli, potete anche ottenere in un attimo lo stesso effetto grattando con un pennello molto sottile più volte. Quello che ho fatto qui adesso, torno indietro, mi vedete fare un nuovo livello. Vedete? Ho creato un nuovo livello. E in questo caso la modalità che scelgo per il nuovo livello è screen. La modalità screen è una modalità che aggiunge luci, ma in maniera più leggera rispetto alla classica modalità add oppure linear dodge in alcuni programmi. La scelta dei colori è un po' diversa. Potreste voler utilizzare un colore che dipende dalla luce, ma nello stesso tempo a volte nelle situazioni come questa, nella quale c'è una luce diurna, vedete cosa ho fatto? Ho pescato il colore dall'ombra di quell'oggetto. Vado a fare la fronte dopo aver pescato il colore che trovo nelle parti in ombra sempre della pelle, ma nello stesso tempo l'ho anche corretto, quindi vedete, date qualche pennellata, vedete se l'effetto vi soddisfa e eventualmente correggetelo. Deve essere un colore piuttosto scuro perché siccome stiamo andando a schiarire, come prima il colore delle ombre non doveva essere troppo scuro, ma doveva essere chiaro. Adesso il colore delle luci, al contrario, non dovrà essere troppo chiaro, ma dovrà essere scuro. Poi è chiaro che se avete una luce fortissima, dipende un po' dalla situazione che avete. La parte migliore di questo metodo è che potete, anzi dovete andare a cercare la sovrapposizione tra le zone d'ombra e le zone di luce. Cioè, guardate cosa è successo qui sotto l'ombra del ciuffo. Il colore che ne è uscito è particolarmente saturo. Questo succede proprio quando un livello screen va a sovrapporsi a quello che è un livello multiply. Vale anche se fate le luci in modalità add o linear dodge. Cercate con le vostre luci di andare a sovrapporvi sulle zone di ombra perché si crea quel leggero effetto di saturazione aggiuntiva che di solito dà una sensazione più piacevole di luce. Comunque, di nuovo adesso accelero e la tecnica, come vedete, è sempre quella. Con le luci è ancora più importante cercare di non esagerare, di non metterle ovunque, ma anche cercare di lasciare dei bordi netti, perché se voi andate a sfumarle tutte senza nessun bordo netto, l'immagine perde di interesse. Quindi bisogna capire dove è necessario sfumare e dove invece possiamo lasciare delle cose più nette, per esempio la classica luce sulle labbra, sulla punta del naso, devono essere più nette, non dovete andare a sfumarle particolarmente perché rendono l'immagine più interessante. Comunque potete sempre fare come mi vedrete fare tra poco, prendere un colore ancora più chiaro e andare ad aggiungere degli ulteriori punti luce. Ecco, vedete sui capelli che sono più lucenti ancora, è ancora più importante, vedete che aggiungo sulle labbra, sulla fronte, in alcuni posti aggiungo un colore più chiaro di luce e cerco di lasciarlo, di non sfumarlo. Più una superficie è lucida e più
È importante che i colpi di luce siano netti e non abbiano sfumature. Lavorate un pochettino anche sugli occhi, anche qui guardate i riferimenti. Adesso creo un nuovo livello ancora e ho scelto la modalità Color Dodge. Poi vedrete che non sarà la modalità definitiva nella quale mi fermo. Vedete cosa sto cercando di fare? Sto cercando un rosso particolarmente scuro con il quale andare a fare l'effetto di luce che attraversa le orecchie, perché le orecchie all'interno appunto hanno cartilagine, la cartilagine si lascia attraversare dalla luce molto di più rispetto a una zona con muscoli e ossa, e quindi in trasparenza il sangue esistente all'interno viene illuminato e il risultato è che spesso con una luce da dietro le orecchie risultano rosse. E non solo, anche le dita, o comunque dove la pelle è sottile, si lascia attraversare dalla luce. Quindi quello che ho cercato di fare è andare a prendere appunto un colore rosso molto scuro. Color Dodge non mi dava i risultati voluti, ha effetto troppo saturo, e quindi ho optato dopo per Linear Dodge, ma come vedete è un colore tanto scuro. Poi regolatevi in base alla situazione. Nella fotografia c'è un bel po' di quella luce riflessa. Molto probabilmente nella foto c'è un'altra parete che riflette tutta quella luce. Nella mia situazione all'aperto non è la stessa cosa e quindi non ha senso che sul collo e sulle tempie io ci metta tutto quel rosso. Però invece ha senso che abbia nei capelli questa cosa, questa grossa trasparenza di luce che nella fotografia non c'è, perché appunto nel mio caso la luce da dietro del cielo luminoso attraversa anche i capelli. Un altro elemento che sto aggiungendo adesso è il riflesso del cielo, perché il cielo è azzurro nel mio caso, altra situazione diversa rispetto alla fotografia, per quanto si possa intuire nella fotografia che ci sia una fonte di luce più fredda alla sinistra. Però il cielo, si riflette nelle cose lucide e la nostra pelle in parte lo è e soprattutto i capelli. Quindi devo aggiungere un po' di quel blu che c'è nel cielo nei riflessi. Ho scelto, come potete vedere, un blu molto scuro come colore perché di nuovo non voglio una grande illuminazione, voglio più che cambi il colore più che si illumini. E lavoro di sfumino perché questa parte di luce deve essere molto poco vistosa, forse un pochino sulla punta del naso. Di sicuro però se ci sono delle parti metalliche in quelle dovrebbe essere più forte, ma non guardate come ho fatto quella spallina metallica perché come vedete fin dai colori di base ho dimenticato di riempirla. Cosa ho fatto in questo momento? Ho preso il livello delle linee e l'ho abbassato di opacità. Questa cosa è del tutto facoltativa, potevamo fermarci qui al risultato di un'illustrazione a inchiostro colorata, come spesso si vede nei fumetti. Però, se vogliamo dare un aspetto più pittorico, un metodo abbastanza semplice è quello di andare ad abbassare un po' alla volta l'opacità delle linee fino poi a farle sparire del tutto se vogliamo proprio fare un dipinto e basta. Nel mio caso non le voglio far sparire del tutto, ma la cosa fondamentale è di riprendere le parti più scure, quindi di sicuro le ciglia degli occhi, le sopracciglia, la pupilla che è completamente nera. Però fate attenzione a non usare il nero puro, come ho detto prima, di non usare il bianco puro, ma anche di non esagerare, perché se voi fate troppo scure queste zone, poi le altre parti dell'illustrazione, dove invece il colore è molto più chiaro, vi sembreranno un po' sfocate e senza definizione. Quindi bisogna un pochettino decidersi o nel momento in cui cominciamo a mettere molto nero e molto scuro, sappiamo che poi dobbiamo farlo per bene su tutta l'immagine. In effetti ho cominciato a disseminare, come vedete, un po' di colori scuri un po' dappertutto, altrimenti appunto attenzione che una parte dell'immagine potrebbe sembrare sfocata nel momento in cui mettete il nero solo sugli occhi o solo sulle sopracciglia.
Fate caso all'orecchio che è molto sbagliato rispetto alla foto, perché c'è quella parte scura all'interno che aveva senso prima con il disegno a china, ma che adesso con una soluzione un po' più pittorica risulta troppo opaca. Abbiamo detto che la luce attraversa l'orecchio e quindi anche nella fotografia si vede chiaramente che non è così scuro all'interno. Sarà una cosa che aggiusto dopo. E infatti notate che è nato un nuovo livello da un po'. Ho creato un nuovo livello al di sopra, questa volta in modalità normale. La modalità normale copre tutto, quindi sto andando a coprire anche il disegno ed è un livello nel quale vado a fare gli ultimi ritocchi. Tra l'altro, voi potete impostare lo sfumino, a differenza di prima, che lo sfumino era impostato per lavorare solo sul singolo livello, quindi sfumava il contenuto di quel livello. Sia in questo software che in altri si può impostare lo sfumino per pescare i colori di tutti i livelli sottostanti e quindi in questo caso si può andare a sfumare quello che già c'è in tutti i livelli sottostanti. Comunque molte volte, anche se non c'è questa funzione, è sufficiente il pennello e prelevare il colore dalle zone sottostanti, dove ormai avremo a disposizione tutti i colori della nostra palette, e andare ad aggiustare quindi in modalità normale, quindi senza più nessun aiuto di livelli né niente, andare ad aggiustare tutte quelle parti che ci sembrano fuori posto. E nel mio caso anche andare a rimuovere quelle parti di segno scuro dove non ha senso che ci sia il segno scuro, come appunto dove magari la luce cade sui capelli. In più è l'occasione per aggiustare tutte quelle cose che magari erano uscite un po' male. Qui c'è una leggerissima luce in più che sto facendo arrivare sempre dal cielo. Quindi è il momento per andare sempre indietro un pochettino, guardare il nostro disegno e per esempio anche delle soluzioni come quella che sto facendo, cioè sfocare quelle zone dove non volete che l'occhio cada, perché ovviamente se ci sono delle parti del disegno più importanti, un modo per portare l'occhio verso quella zona è quello di sfocarne altre. Se voi utilizzate un po' lo sfumino o comunque andate a togliere definizione in alcune zone, automaticamente il nostro occhio viene richiamato verso le altre, quelle più definite. Adesso quindi io non sto utilizzando quasi solo lo sfumino, a volte magari prendo il pennello e vado ad aggiustare tutte quelle linee che non stanno bene più, insomma, prima stavano bene perché era un'illustrazione, ma nel momento in cui decido di rimuovere il segno, in qualche modo decido di intraprendere una strada più pittorica e devo essere pronto a seguirla fino in fondo. Voi vedete lo sfumino su alcuni bordi o soprattutto sui capelli. I capelli non si disegnano uno per uno, si deve cercare di dare l'idea della massa di capelli. Ovviamente questa non è una pittura fatta bene, tutto questo lavoro è stato fatto in un'oretta circa, in una sera. È chiaro che voler fare una pittura fatta per bene significa starci molto più tempo. Però in qualche modo sto cercando di risolvere i principali problemi e fare in modo che quando guardata da una certa distanza l'immagine abbia comunque un aspetto gradevole e dia l'idea di essere stata curata almeno nelle parti in cui cade l'attenzione. Quindi voi dovete essere prima di tutto il vostro lettore, zoomate indietro, guardate l'immagine, dite cosa c'è che non va e andate a correggerla. Qui poi sugli occhi ci sarebbe da discutere per ore, ci sono interi tutorial solo su come si colorano gli occhi, comunque diciamo che c'è da ricordarsi che c'è una zona che riceve sempre un pochino di luce e che tende ad avere un colore molto più brillante rispetto al resto della pelle, che appare nella parte bassa, nella palpebra in basso, c'è sempre un colpetto di luce un po' più saturo. Anche qui guardate un po' di fotografie, fateci caso. Come vedete, la fotografia di riferimento alla fine lassù non è servita un granché, la sto utilizzando, ma l'ho messa lì solo per farvi vedere che bisogna imparare a guardare le fotografie di riferimento. E quello che sto facendo adesso è andare a ritagliare l'immagine perché non ci sia quella parte malfatta. Quindi ormai il disegno è finito. Se lo si guarda a specchio, a volte questo disegno infatti ha dei problemi perché guardato a specchio non funziona perfettamente. Comunque adesso l'immagine è finita, l'ho semplicemente esportata, il file è pronto.
e mancano le ultime correzioni di colore che però in questo Infinite Painter per ora nella versione 6 non si possono ancora fare, nella versione 7 sì, è pronta per iOS, ma su Android ancora no. Cioè ci sono i filtri di correzione, ma avrei dovuto appiattire tutta l'immagine per poterlo fare, allora ho preferito passare semplicemente a un altro programma per dare le ultime aggiustate di colore, ecco. Spero di avervi dato tutta una serie di informazioni su come si colora un volto. Ovviamente dovete sapere come è fatto, quindi andate a studiarvi l'anatomia del volto, perché solo in quel modo saprete colorare i muscoli. Anche perché, anche se voi copiate la fotografia così com'è, se non avete capito cosa c'è sotto, state solo copiando del colore senza imparare niente. Se invece imparate i muscoli che ci sono, poi quando andate a copiare la fotografia sarete capaci di riconoscerle, quindi saprete cosa state facendo e questo è molto più utile per quando poi dovrete fare delle cose vostre. Vi invito a dare un'occhiata alla mia pagina Gumroad, quindi gumroad.com/malisan. Trovate diversi materiali e tutorial sia sul 3D ma anche sul 2D, quindi se fate carica altro c'è questo tutorial di colorazione digitale che insegna il modo in cui ho colorato i miei fumetti per anni, diciamo simile a quello che avete visto adesso ma applicato a un'intera pagina di fumetto e in versione semplificata per riuscire a portare a casa molte più pagine più velocemente, insomma. Ci sono a disposizione anche questi script per Photoshop per creare già tutti i livelli necessari se utilizzate Photoshop. È disponibile anche in inglese il tutorial sulla colorazione. Ne approfitto per ringraziare tantissimo tutti quelli che hanno deciso di supportarmi attraverso l'acquisto dei contenuti che ci sono su questa pagina, perché tutto quello che trovate sul mio canale YouTube è completamente gratuito e se riesco a farlo è grazie a chi mi ha supportato acquistando dei tutorial più complessi che trovate in questa pagina qui. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.